La riunione di oggi, dal vivo, del Consiglio Comunale di Messina ha di fatto dato il via alla seconda fase nella lotta contro la pandemia provocata dal Covid-19. Ecco subito alcune novità. La prima novità è la trasmissione della riunione in diretta su un canale dedicato di YouTube e per chi si fosse collegato in anticipo, una scena inedita, la sanificazione dell'aula. Quindi inizia la riunione con i consiglieri a debita distanza e muniti di mascherina regolamentare. Dopo un minuto di silenzio chiesto dal presidente interdonato e qualche intervento inappropriato che tralasciamo, ecco che si entra nel vivo della discussione. Un chiarimento tecnico chiesto da Gennaro e quindi da parte politica. Attacco da più parti al metodo De Luca. Metodo che, come scriveremo di seguito, è stato censurato anche dal Corecom Sicilia. Grazie. Se i microfonisti, se gli assistenti d'aula mi forniscono una stampa dei presenti. Allora, buonasera a tutti, sono le ore 18.04, 19 presenti in aula, il numero è valido per aprire la seduta. Comunico all'Aula che abbiamo due assenti giustificati, il consigliere Fusco e la consigliera Cannistrà. Io saluto gli ospiti, abbiamo il vice sindaco, gli assessori Previti, gli assessori Calafiore, saluto tutti i consiglieri comunali e il dirigente di Leo, il segretario generale Carruba. Colleghi, io avvierei questa prima sessione di Consiglio Comunale che è convocata in seduta straordinaria e urgente con un minuto solenne di silenzio per commemorare sia i decaduti per le vittime del coronavirus, sia per commemorare il nostro ex collega di circoscrizione, il consigliere Giuseppe Sanò, che ha dedicato tante battaglie per la nostra città e per il suo amore verso il mare e quella che è la riserva naturale di Capo Peloro. Per cui vi invito a commemorare i nostri caduti con un minuto di silenzio. Passiamo subito all'ordine del giorno. Allora do subito la parola al vice sindaco Mondello che oggi rappresenta l'amministrazione a causa di problemi familiari del sindaco che non è potuto essere qui presente, ma è validamente sostituito dal vice sindaco. Quindi io cedo la parola al vice sindaco per illustrare la proposta di delibera. Dico non prima di scusarmi con gli assessori Calafiore e Previti che sono seduti oggi al posto della stampa, ma le misure di contenimento del Covid ci causano qualche disagio. Vorrei comunicare altresì ai signori presenti in aula che la seduta è trasmessa in streaming sul canale YouTube aperto per il Consiglio Comunale. Prego, Assessore, grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ha detto bene, il sindaco si scusa per non essere presente, ma problemi familiari importanti e condivisibili lo portano lontano da quest'aula e ritengo che abbia la vicinanza da parte di tutti quanti noi. Do la parola al consigliere Gennaro che si è prenotato per intervenire. Grazie Presidente, io spero che con la mascherina, vabbè, facciamo così. Volevo rivolgere una domanda flash al dottore Di Leo per chiedergli, nella misura in cui il Consiglio Comunale non ratifichi, che cosa succede? E nella misura in cui invece il Consiglio ratifichi, se questo Consiglio ha sempre sugli stessi capitoli di bilancio la facoltà di fare eventuali ulteriori variazioni di bilancio anche a partire da domani. Quindi, se non ratifica, cosa succede? Se invece ratifica, se su questa variazione di bilancio il Consiglio può eventualmente anche intervenire successivamente e fare un'ulteriore variazione di bilancio e modificare nuovamente i capitoli così come sono. Grazie. Grazie collega Gennaro. Prima di dare la parola al ragioniere Di Leo per esprimere la risposta che le chiede, alle ore 18:12 dichiaro aperti i termini per presentare emendamenti. Prego, ragioniere.
Allora, in caso di mancata ratifica, il Consiglio Comunale, quindi sottolineo il Consiglio Comunale, ha 30 giorni di tempo per adottare le necessarie misure correttive, perché teoricamente si verrebbe a creare un disequilibrio nel bilancio. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, dovremmo verificare rispetto alle entrate e alle uscite cosa è rimasto. È chiaro che poi, fermo restando che l'entrata è destinata per emergenza Covid, dico, non so quale altro tipo di spesa può essere correlato, sempre per emergenza Covid deve essere fatto. Signore Giovanni, lei è iscritto a parlare, le do la parola. Proprio perché, grazie Presidente, saluto ovviamente gli ospiti. No, a questo punto mi sorge spontanea una domanda tecnica, visto che stiamo parlando di tecnicismi, semplicemente qui la politica non c'entra, perché è chiaro che io non vedo l'ora ovviamente di votare a favore di questa delibera, di questa ratifica, proprio per regolarizzare un pochino il tutto. Però a questo punto mi chiedo, visto che già ufficialmente il dottore Di Leo ha già potuto verificare le entrate che superano già di gran lunga le 100.000 euro, e visto che siamo nei termini per gli emendamenti, chissà che magari possiamo in qualche modo anche come dire, con un emendamento aumentare anche di 50.000 euro il capitolo di entrata. Non so se può rispondere il dottore Di Leo, ripeto, un'osservazione tecnica in questo caso. Grazie Presidente, io mi stavo pigliando degli appunti, però ovviamente dico, cerco di andare a memoria. La mia domanda è più che di natura tecnica, di natura politica, nel senso che dal punto di vista tecnico, io ho guardato tutte e quattro le delibere, perché comunque sono simili, in realtà le delibere non fanno altro che istituire capitoli di entrata e di uscita, dico, quindi c'è poco da discutere su questo. Quello che mi chiedevo però è, intanto, se queste somme che sono, diciamo, a vario titolo inserite nelle entrate, alcune, la prima è sulle donazioni, quella che stiamo, cioè vi è proveniente da donazioni, le altre sono provenienti da amministrazioni pubbliche, quasi tutte, o regionali o nazionali. La prima domanda è, queste risorse, giusto per capire, sono da sommare? O hanno poi una ripartizione che, come dire, è stata nel tempo, visto che le delibere di giunta sono, come dire, cadenzate, 27 marzo, 31 marzo, 28 aprile, 7 aprile e 28 aprile. Cioè, per avere con idea delle risorse disponibili in entrata, è sufficiente fare una somma algebrica? Questa è la prima domanda. Per quanto riguarda le entrate. Per quanto riguarda le uscite invece, siccome le voci di uscita sono abbastanza simili, perché dico, si passa da misure urgenti di solidarietà alimentare a assistenza alimentare a favore delle famiglie, piuttosto che sanificazione o genericamente Covid oppure protezione civile, quindi comunque rientrano tutte nell'alveo dell'assistenza. Dico, volevo capire, ecco, se queste somme, come diceva bene il collega Gennaro, sono già state spese, e soprattutto se sono state spese, quanto di queste somme è già stato speso, come è stato speso, e se al di là di portare al Consiglio Comunale un semplice passaggio tecnico, per carità, dovuto per legge, perché probabilmente altrimenti non sarebbe stato portato neanche questo. Dico, l'amministrazione vuole per una volta condividere con il Consiglio quelle che sono anche le scelte su come sono state o su come saranno investite queste risorse. Quindi vorrei, ecco perché dico, a parte l'aspetto tecnico della somma algebrica o meno, dal punto di vista politico vorrei capire se possiamo sapere anche come saranno destinate queste somme, nel come io inserisco sia le modalità sia soprattutto le finalità
che sono ovviamente altrettanto importanti. Soprattutto ovviamente per quelle somme che dovessero ancora essere spese, perché io, ripeto, non perdo mai la speranza e dico e so, ma purtroppo dico non è sufficiente, che con il vice sindaco su questo punto di vista sfondiamo una porta aperta, però purtroppo non devo dire la stessa cosa con l'amministrazione, intesa in senso generale, che magari qualche stupido consigliere comunale può dare anche qualche utile suggerimento. Può capitare anche questo. So che dico alle nostre latitudini questo non viene ritenuto credibile, però può capitare che un consigliere comunale dia anche qualche idea, qualche suggerimento interessante. Grazie. Signori, voglio precisare ancora una volta, l'ho detto ormai in tutti i tavoli in cui mi siedo, non siamo usciti dall'emergenza. E quindi spazio e tempo per mettere in campo le nostre capacità, per lavorare insieme, per cercare di trovare soluzioni, ne avremo almeno per 2 anni, perché questa prima fase, per chi ha conoscenza dell'arte militare, nell'emergenza non si guarda al sottile, nell'emergenza si guarda a risolvere le questioni, superata l'emergenza si comincia la pianificazione. Allora la battaglia vera la cominciamo oggi, non ieri. Quello che è stato ieri mettiamolo da parte, ma non perché mi viene comodo dire abbiamo fatto bene, siamo stati bravi, perché immagino che se lei fosse stato al posto nostro avrebbe fatto esattamente la stessa cosa, perché immagino che davanti a una situazione confusa, assolutamente disarticolata a livello nazionale, a livello regionale, a livello locale, assolutamente grave sotto il profilo meramente sanitario, io immagino e sfido chiunque a fermarsi, a pensare vediamo quello che devo fare, oppure a fermarsi ad aprire un dibattito per capire che cosa dobbiamo fare, senza offendere nessuno. Nell'emergenza il generale decide, dopodiché se l'emergenza si viene a in qualche misura rimodulare, vediamo quello che succede. A dimostrazione di quello che io le sto dicendo, e qui mi fa piacere che è presente il dottore Bonfiglio, non vedo, eccolo là sotto, il consigliere Scavello, già stamattina ho cominciato l'attività di programmazione per il futuro. Mi sembra che ho aperto tranquillamente le porte, nonostante fosse una riunione di giunta, giusto per essere chiari. Alla riunione di giunta hanno partecipato attivamente e ho già detto che nei prossimi tavoli inviterò anche le commissioni. Quindi, signor consigliere Latona, io non mi preoccuperei di guardare indietro. Questo giusto per comprendere in che cosa stiamo, a cosa stiamo andando incontro. Immagino che stiamo andando incontro a 2 anni complessi. E proprio perché saranno 2 anni complessi, dico 2 anni come orizzonte temporale, ma immagino che forse l'orizzonte temporale potrebbe anche essere più lungo, perché Messina non è Milano, Messina non è una realtà del nord dove le attività produttive insomma si muovono in altra maniera. Riserviamo le nostre energie a quello che sarà il futuro. Relativamente all'utilizzo delle somme, mi sembra più che legittimo sapere come il tutto è stato utilizzato. In maniera molto banale, per macro aree, ha detto bene, ci sono una serie di fondi che provengono da fondi statali, altri provengono dalla regione, ma come lei ben sa, perché dico è stato palesemente reso noto, alcuni di questi fondi avevano delle finalità molto precise e per quello potevano essere utilizzate. La Giunta non ha fatto altro che razionalizzare le varie voci e quindi andarle a fare confluire nelle macro aree in maniera adeguata per poter dare risposte a tutte quelle che erano le necessità. Chiaramente in tutto questo poi le colleghe Previti e Calafiore avranno l'accortezza di spiegare nel dettaglio tutto quello che lei vorrà sapere. Ovviamente io sto facendo dei macro ragionamenti, ma semplicemente per fugare ogni dubbio, consigliere Latona, tutto quello che è stato fatto indubbiamente per il bene della collettività. Mai per un attimo ci si è pensato di voler fare attività di altro genere, come ho avuto il piacere di leggere nei vari media, chi accusava il nostro sindaco. Non devo difendere io il mio sindaco perché non ha bisogno di essere difeso, ma
chi indegnamente ha detto che stava facendo campagna elettorale, insomma, evidentemente ha una concezione un po' miope della politica, perché se io penso che una persona accorta qual è il nostro sindaco comincia a fare campagna elettorale 2 anni prima o 3 anni prima di un'attività, evidentemente non gli riconosciamo nessun acume politico. E certamente non sono io a dover parlare di politica, perché io di politica non ne capisco assolutamente niente e questo mi interessa molto poco. Però da qui a dire che si è svolta attività meramente politica e non si è svolta attività di servizio, vi posso assicurare che ognuno di noi mediamente lavorava 18 ore al giorno, mediamente. E vi aggiungo anche di più. Quello che è stata l'attività riconosciuta, meritoria, ordinaria, straordinaria, è stata accompagnata da tutta l'attività ordinaria, che è continuata ad andare avanti regolarmente.